Ciao a tutti quanti e benvenuti a un altro video. Oggi siamo qua con un'altra leggenda metropolitana e questa, sebbene state vedendo l'Aranciopoli di prima gen, è più incentrata sulla seconda. Scusate, stavo preparando il video glitch dell'errore zero e praticamente vedendo lì l'anziano mi è venuto subito in mente di fare questo video. Oggi vi parlo di questa leggenda metropolitana che molti di voi conosceranno. Praticamente parla di come voi giocatore, potevate avere la vostra palestra personale all'interno del mondo Pokémon. Certo, avere una palestra personale sarebbe stato davvero figo, anche perché immaginatevi voi avere proprio, decidere voi gli sfidanti, decidere voi il vostro team, decidere voi il vostro tipo. Io personalmente avrei sempre voluto essere un capo palestra di tipo buio. Buio oppure spettro, dato che non sono in tanti che lo utilizzano, a volte anche acciaio, ma purtroppo Jasmine ha rovinato tutto quanto. Detto questo, cosa succedeva? Allora, bisognava ovviamente aver completato il Pokédex, quello è sempre, sempre necessario. Aver vinto contro la Lega, cioè aver battuto la Lega 100 volte, ma 100 precise, e avere i soldi al massimo, nel senso avere proprio 9.999 quello che è. Una volta aver fatto questo, bisognava semplicemente andare ad Aranciopoli, parlare con l'anziano che si trova lì col matchup che sta distruggendo il terreno, e praticamente sarebbe partito questo messaggio che ci avrebbe detto che avrebbe costruito la nostra palestra. Ci sarebbe voluto qualche giorno ovviamente prima che potesse essere completa, perché ovviamente non si può tirare su un edificio dal nulla, e ovviamente io ho passato tutto il mio bel tempo a cercare di battere sta dannata Lega, che non è stato nemmeno così problematico. Alla fine mi sono allenato la squadra, avevo un bellissimo Crobat, un Houndoom al 100, Fraligator, insomma, avevo il Pokédex completo, l'avevo completato alle elementari, no, forse alle medie. Sì, perché c'era un rincoglionito che mi aveva scambiato Tyranitar o Celebi, comunque sia, non me li ricordo nemmeno. E detto questo, niente, noi speravamo ovviamente di poter trovare il modo di avere questa palestra, trovare i soldi necessari, non era difficile, a forza di battere la Lega, poi con moneta muleto ti permetteva comunque di ricevere qualcosina in più. Ma quel giorno dove sei pronto e vai e quell'anziano non ti crea la palestra, questo sì che fa male al cuore. Col senno di poi, ripensandoci, noi eravamo già campioni, quindi essere capo palestra non sarebbe servito a nulla, un po' come Rosso che da campione ha preso e se n'è andato, cioè non è rimasto lì. Blu invece è rimasto lì perché è stato sconfitto e quindi non è più campione. Ma detto questo, praticamente poi ad Aranciopoli, essendoci già la palestra di Literal Tenente Surge, era praticamente inutile e impossibile avere la stessa identica palestra all'interno della stessa città. Cioè, insomma, c'era un conflitto di interessi molto importante. Voi la conoscevate questa leggenda metropolitana? Se sì, per caso avete qualche variante, perché nelle mie ovviamente ci saranno sempre i numeri adatti di battute della Lega o avere il Pokédex completo, è qualcosa di assolutamente indispensabile. Fortunatamente però non c'era un dover avere qualche Pokémon strano, quindi meglio così. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video, guardate tutto, un saluto e ciao ciao!